lontano nel tempo. Qualche cosa negli occhi di un'altra ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo. È nato così, è nato da queste suggestioni che in fondo mi hanno dato i miei genitori e anche un po' poi effettivamente per questi anni del boom economico così risuonavano ancora nella mia infanzia, per cui e poi veramente c'era una solarità, insomma a un certo punto mi hanno attratto, mi andava di lavorare su quelle cose, anche su questi suoni, anche un po' pop, semplici se vuoi. E poi come è consueto, insomma, per me ho cercato di mescolare l'aspetto sonoro delle canzoni all'aspetto più teatrale. E quindi è nato questo personaggio di questa casalinga che appunto si confronta con suo marito e con questa amica per le mitiche cose degli anni 60, cioè nel senso la prima autostrada, la prima volta che si va in autostrada, la nascita dell'autostrada del sole, il primo supermarket in Italia. Ma anche quegli anni, che so, la costruzione del muro di Berlino, quindi anche gli echi di questa cosa, quindi aspetti economici, aspetti culturali, anche l'immigrazione da sud a nord, tutto questo entra in un modo molto ironico, molto leggero, proprio come così arrivava la televisione nelle case, per esempio anche lo sbarco sulla Luna, quindi visto da una persona semplice, questa è stata la partenza. Luisa, ma la sportina di tela l'hai presa? Ah, non serve qui. Io per sicurezza me la sono portata. Isidoro al negozio la chiede sempre, dice dove li metti se no i cartocci. Ah, ci sono i sacchetti qua. Ah, ma tu sei esperta, sai già tutto, Luisa, ci sei già stata. Quanto è grande Luisa qua dentro. Com'è grosso! Più grosso del garage delle Corriere! È enorme, Luigi! Mamma mia, Luisa, quanto è grande! Ci vorrebbero anche a noi, sai, le rotelle come ai cestini. No, come dici? Ai carrelli! Aspetta, che vedo se ho preso la lista della spesa, perché poi finisce che mi dimentico qualcosa. Ah, beh, certo, non serve, perché qua passi davanti a tutto, è vero? Ma quanta roba, Luisa, guarda! I biscotti nelle scatole, la pasta e il sugo nei vasetti trasparenti, il sugo già fatto. Ma chi l'ha fatto sto sugo? Hai il latte? Dove? Ah, lì dove fa fresco. Eh beh, certo, se no si rovina. E allora anch'io posso tenere la bottiglia del latte dentro al frigorifero? E non devo aspettare Attilio che tutte le mattine mi riempie il bricco fuori dalla porta. Sai, perché fare uno spettacolo così, oltre al piacere di riattraversare quegli anni? Per cercare di capire che cosa è successo anche un po', perché poi per me è stato anche un po' uno studio lì di quegli anni e come si è arrivati a questo totale disincanto contemporaneo. Forse lì si sarebbero potute fare delle cose, tant'è vero che lo spettacolo, che appunto corre in modo molto leggero e ironico per tutto il tempo tra canzoni e appunto questi piccoli sketch, lo chiamo un cabaret concerto con l'aiuto appunto dei miei fantastici musici, li chiamo io, che avete conosciuto, arriva poi alla fine, diciamo, c'è un piccolo finale pasoliniano, c'è una canzone che poi noi la conosciamo da Gabriella Ferri, il valzer della toppa, che il testo è di Pasolini, e poi il testo di Modugno invece, Le nuvole, e questo finale lascia come dire un piccolo amaro in bocca, come a dire, come un piccolo stimolo verso una riflessione su quegli anni, che sono stati anni in cui, come dire, altri paesi, per esempio in Europa, hanno costruito strutturalmente il paese, cosa che noi non abbiamo fatto. È come se ci fossimo, come dire, siamo andati dietro, no, a questa attrazione dei luccichi economici, pagandola poi nel tempo. Quanto è grande, Luigi, questa strada, eh? Non immaginavo mica così grande. Vai piano però tu, come vanno forti qua, vai piano. Guarda quello, attento che ti sono...
passa. Poi va forte quella macchina, è bella grossa quella là. Quella non è una Fiat, no? Va bene anche questa qua per naturalmente noi, no? C'è un po' di nostalgia nello spettacolo e quindi io penso che quello che mi piacerebbe magari in un giovanissimo che vedesse questa cosa è andare, come dire, a trovare il richiamo pasoliniano riportato oggi, cioè nel senso è chiaro che non è più possibile ricostituire quel mondo, il mondo contadino, però era qualcosa di forte e quindi ricostituire su quella forza magari un'identità non solo italiana, perché naturalmente i tempi sono cambiati, quindi i confini si sono allargati e quindi ricercare, non so, quello che un tempo poteva essere, non so, c'è un grande prato verde, questo richiamo, i primi richiami all'ecologia, ribaltato invece oggi, dove il richiamo alla terra, al pianeta terra, invece è diventato qualcosa di necessario. In fondo c'erano lì i germogli, come degli avvertimenti che noi non abbiamo ascoltato. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Sì, questo spettacolo è stato pensato e concepito da Isabella Carloni, la quale ha scritto appunto i testi, eccetera. Quindi noi sulla base del copione abbiamo poi elaborato un nostro percorso musicale. Ci sono all'interno molte canzoni, che sono canzoni molto famose, canzoni di Mina, e quindi abbiamo cercato di fare degli arrangiamenti un po' diversi. Il lavoro è stato più che altro quello, perché chiaramente queste sono canzoni molto note al grande pubblico, che ce l'ha in mente con i tipici arrangiamenti del periodo, per cui con le orchestre sinfoniche, i violini, le trombe, eccetera. Con una chitarra e le percussioni, diciamo, è una situazione un po' minimale. Per cui ci siamo dovuti inventare un percorso estetico che ha portato, diciamo, queste canzoni a vestire degli abiti un po' diversi, un po' inediti, un po' inusuali. E poi all'interno ci sono dei commenti ai testi, e lì invece ho inserito delle mie composizioni originali, e quindi che fanno un po' da tappeto sonoro a questo percorso, che è un percorso degli anni 60, che ci farà rivivere quei giorni, quelle atmosfere. È stato un periodo magnifico, se pensi a tutti i movimenti del 68, al Woodstock, o Rado, sicuramente un periodo fecondissimo dal punto di vista musicale e di scrittura, quindi cerchiamo anche di riportare questa identità musicale all'interno dello spettacolo. Per quanto mi riguarda, lavoro con un set multipercussivo e quindi questa sera presenterò questo set, e la mia ricerca è un po' più sulla timbrica, quindi cercando di dialogare e mettere in relazione sia le timbriche della chitarra con il set, sia a livello percussivo la darbuka, il djembe e più anche una parte più batteristica.